Nuovi problemi ancora per il torrente Trapani, aree urbane che vogliono essere date ai privati. Cosa è successo? Perché la quarta circoscrizione esprime un parere contrario. È un'impresa privata, nello specifico quella che fa riferimento al dottore Vinciullo, ha chiesto di una permuta di un terreno ricadente nell'area del torrente Trapani, un piccolo terreno, a fronte di un esproprio che è avvenuto negli anni scorsi sul viale Giostra per i lavori relativi allo svincolo. Il Consiglio ha ritenuto questa procedura amministrativa inopportuna, intempestiva, perché la richiesta del 2010 e l'avvio del procedimento di questi giorni, intempestiva perché dal 2010 ad oggi, come sapete, per fortuna si sono fatti numerosi approfondimenti nella vallata del torrente Trapani e ad oggi il Genio Civile ha bloccato, ha subordinato ogni nuovo insediamento edilizio, così come il Comune di Messina, alla realizzazione di nuove opere di urbanizzazione primaria. Chiaramente ci riferiamo in particolare alle strade, ma non solo. C'è un problema idraulico nell'alveo del torrente dove vi è il collegamento, il collettore tra il torrente scoperto e quello coperto. Il collettore è assolutamente insufficiente e va ampliato. C'è un problema di messa in sicurezza del versante dove già si è costruito. Insomma, le nuove concessioni sul torrente Trapani non possono che essere subordinate a tutta alla realizzazione di queste opere di infrastrutturalizzazione che oggi non esistono e che sono assolutamente propedeutiche al rilascio di nuove concessioni edilizie. Però, nello specifico, qui non si tratta di una richiesta di concessione edilizia, ma di una permuta di un'area che è pubblica, quindi demaniale, e che verrebbe sdemanializzata, cioè diventerebbe disponibile per qualunque privato e chiaramente, considerato che il Comune purtroppo ha numerosi debiti fuori bilancio, qualunque privato potrebbe impossessarsene. Quindi una procedura dal punto di vista amministrativo assolutamente inopportuna e ingiustificata. Non si tratta dell'unico problema che in questo momento la quarta circoscrizione sta cercando appunto di trattare sulla base appunto dell'urbanistica. C'è un'altra zona che in questo momento risulta alla vostra attenzione? Sì, anche in questo caso è pervenuta una richiesta dal Dipartimento di Pianificazione Urbanistica per una variante parziale al piano regolatore di un'area che è quella dove ricade oggi l'ex mercato ittico, per trasformare quest'area da F1L, cioè una zona a servizi per semplificare, una zona a servizi, uffici e fiere, a una zona B1, cioè con il massimo indice di edificabilità di residenze pubbliche e private. Questo dal Consiglio è stato valutato come non una valorizzazione del patrimonio comunale, perché si tratterebbe di alienazione semplicemente finalizzata alla monetizzazione immediata, ma invece si disperderebbe quelle che sono le aree pregiate, mi riferisco non solo all'ex mercato ittico, ma ai magazzini generali, ai silos granai, tutta quell'area che è ricadente vicino alla Coltina del Porto, tra la stazione, tra la dogana, che invece dovrebbe essere veramente utilizzata per servizi alla collettività. Quindi in generale sembra esserci questa tendenza a costruire, costruire, ma è reale questo bisogno di abitazioni, di case private? Ma è sicuramente reale l'interesse privato di imprenditori che nel momento in cui investono in un'area che viene trasformata con il massimo indice di edificabilità, possono realizzare le residenze in aree pregiate della città a danno della collettività. Come ieri, ancora oggi, quindi sempre senza dare un occhio a quello che è il bene della città in generale. Ma noi crediamo, il Consiglio ritiene che lo sviluppo della città non possa basarsi solo e soltanto sullo sviluppo edilizio, ma si debba puntare alla sostenibilità ambientale, la sostenibilità urbanistica, la sostenibilità culturale di un'idea di città diversa che passa per consumo, non consumo di nuovo suolo.